Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Vito. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Vito Bella Vita. Oggi faremo, come avete detto dal titolo, la Hot Pepper Challenge. Guardate, ne ho comprato un altro, tanto per non fare il tirchio, e faccio questa challenge, indovinate con chi? Chris, era questo il momento per entrare. Chris, hai perso tempo. Con questo elemento qui. Oggi siamo a casa sua perché proveremo la Hot Pepper Challenge. Facciamo pubblicità alla Hot, anche se le caramelle le abbiamo comprate e non ce le hanno regalate. Sei pronto per fare questa sfida, Chris? No, come no? Nel senso che sono pronto, ma ho paura di rischiare. Andremo a leggere un po' le regole, anche se questa è la challenge più in voga del momento, e quindi sapete sicuramente già come funziona. La settimana scorsa, per chi se lo fosse perso, è uscita la Rischia il Gusto normale, la challenge quella vecchissima, perché noi le cose le facciamo in ritardo. Preparati, qui, al tavolo. Bene ragazzi, siamo pronti qui con la nostra... Scusate ragazzi la luce, però diciamo abbiamo un faretto così per accomodare, quindi non ce ne vogliate se le riprese non sono professional. Spacchettiamo, allora prima facciamola vedere tipo così, poi la mettiamo nella miniatura tipo... Possiamo aprire. Guardate ragazzi le caramelle pestifere, prendi le tue. E poi maledetti, sembrano innocue e hanno la forma di peperoncino. Le mettiamo tutte adesso, tutte in un bicchiere. Così abbiamo, vabbè, le istruzioni. Chiaramente sapete come funziona. Mamma mia che puzza che fanno già. Io giro per te, tu giri per me. Ognuno gira per proprio. Allora ragazzi, questo è il cerchietto. In base a cosa sceglieremo, cioè se io prendo il verde, noi due dobbiamo prendere una caramella verde. Ok, entrambi una caramella verde. Chi beccherà quella di cacca darà il punto all'avversario. Ok, ok, ci arriva a 3 punti. Con la mano. Con la mano conviene che pigliamo l'acqua. No, 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 dobbiamo soffrire. Allora, chi inizia per primo? Facciamo pari miei. Pari miei, pari miei, pari miei. 7. Pari. No, 7 è dispari. No, 7 è pari, guarda. 1, 2, pari. Giusto, giusto. Inizia. Gira la roba. Vabbè, Chris, inizia a girare tu. Zic. Gialla. Allora, becchiamo una caramella gialla a testa. Io prendo questa, così, la prima che mi capita. Tu prendi questa. Ciao, cioè, tutte piccanti. Allora, ti spiego. Ci sono tante alternative. Possiamo scegliere una piccante io e una buona tu. Oppure potrebbe essere tutte e due buone o tutte e due piccanti. Quindi, sei pronto? 1, 2, 3, via! La mia era buona. Oh! 1-0. Dovevamo prendere bomba calabrese o limone. Infatti la mia è limone. E io bomba calabrese. Calabrese sogno. Più la mangi più diventa piccante. Mamma, ricordiamo mia. Il punteggio. 1-0 per te. Ma schifo. Senti, senti. Tira la fiatella. Prossimo giro. Oh, ma è piccante. Voglio un po' d'acqua. Si sta morendo. Ora la vuole prendere. Prima no. Tutto avventuriero. Stavo per morire. Vado, vado. No, Noir, vogliamo far assaggiare la caramella a Noir. Oh, di nuovo giallo. Questo è destino, compare. Io sono giallo. Stavolta devo beccare io. Questa. Vai, prendi una gialla. Però stavolta, compare, se prendo pure questa, c'è gialla. Che sfiga. 1, 2, 3. Ci credo, che sfiga. Qui non ha vinto nessuno. Praticamente abbiamo preso due caramelle. Cioè, tu hai preso quella piccante oppure? Ho sbagliato a scegliere, dovevo prendere l'altra. Tu c'è la lingua da morire. Pensiamo ancora 1-0. Va bene, ok, questo punto quindi è imparziale. Ci andiamo sul netto. Dai, adesso tira tu. E sii fortunato per me, maledetto. Oddio, rosso, rosso, ti prego. Peperoncino atomico o fragola? Allora, già guarda, tu sei viola e mi stai preoccupando perché già ti vedo viola. Aspetta, stavolta scegli prima tu, perché può essere che quelle piccanti sono sopra e le prendo sempre io. 2, 3, vai. Non si capisce subito. Ma posso la bocca talmente piccante che non capisco più niente. È piccante la tua. Ah, è pure piccante. Ehi, un punto anche per me. Ma è bravo, ora l'ho capito. Ma sei inghiottita tutta di botto. Che dovevo fare? Compare, domani quando farei la cacca ti farei malissimo. Io vai tu. Tu. Vado io, vai. Il verde. Verde, dai, verde è quella, si può fare. Verde può essere lingua infuocata o mela verde. Ma già la mela non mi piace a priori. Ti sei svantaggiato a prescindere. Ok, prendo questa io. Guardate ragazzi, sembrano innocue. Poi in realtà sono delle caramelle maledette. Oh, ti giuro, mi brucia la lingua tantissimo. Vado. Ti prego, fa che questa volta posso cocciare la mela. No, la stava inghiottendo, no, non l'ho ancora assaporata. La stava inghiottendo, sana tipo così, strozzandomi. La mia mela mi ha fatto schifo comunque. Ah, la mia pure mela. Ma è mela verde. Quindi mela a questo punto è imparziale. Perché ancora siamo 1-1. Com'è? Gialla? Io sto cercando di beccare limone. Quindi per favore, per questa volta, potresti essere così clemente da beccare tu la bomba calabrese? E diventa pure tu un calabrese. Calabrese. Vai, 1, 2, 3, via.
Poi sì, stavolta lo tagli botto. Io c'ho il limone. C'è il limone. Cioè, ma è normale che... Meno... Ciao. Che schifo! No, ti giuro, troppo. Non ce la faccio più. Sta bomba calabrese, sto diventando per un calabrese. Perché in Calabria fate questi peperoncini così piccanti? Quindi 2-1 per te. Vado io, dai. Vedi che questo punto potrebbe essere fondamentale per te. Vado. Perde, di nuovo. Vai. Con la mela. Alla salute. Mi mela. Così facciamo il momento ignorante con la caramella in bocca. Ace, io l'ho sventagliata. Stai bene? Ehi, non ci lasciare. Ehi, svegliati. Stiamo 2-2. Quindi questa è decisiva. Vabbè, si stava rompendo la... Allora, facciamo così. Te la giochiamo tutta. Questa volta scegliamo noi a caso. Ci stai qua, di fronte. Ti tiri indietro. Non mi tiri indietro. Mignolino. Io prenderò quella rossa con la speranza di trovare la fragola, perché a me la fragola piace. Io l'ho sputata perché quella mi faceva comunque schifo, anche se era vera. Allora, io spero che Chris prenda quella piccante, quindi peperoncino atomico. Ok, shakera. Senza guardare, ne becco una così. L'ho presa. Qual hai preso tu? Verde. Che fortuna, che schifo. Ho preso quella verde a mela. Andiamo qui. Anche io mela. Anche io mela. La cambiamo, dai. Che schifo. Non barare. Prendine una. Dove sei? Dove? Cioè, io ho beccato qua. Presa una, speriamo che sia quella buona. Cosa ho preso? Gialla. Allora scusami, facciamo una cosa, ce la giochiamo con rosso e rosso. Rosso e rosso. Togli qua. Allora compare, ascoltami. È destino, questa deve essere la mia perché è caduta dal pacco. Allora prendo questa che mi ha colpito parecchio. Tra quella decisiva. Allora caramella, ascoltami, io ti voglio bene. Mi raccomando, se sei fragola, io ti chiamerò fragolina. Se non sei fragola e sei peperoncino atomico, è la fine. Cree. Brucia, tu pure, peperoncino atomico, maledetto. Prendila. Sono buttata in faccia. Per prendere la bocca mi sono presa solo il naso. Sì, dove vai? Hai combinato un macello, hai combinato. Perché facciamo così? Come dico, cioè, va bene il coraggio, va bene tutto, però dico va bene, basta, abbiamo chiuso. Facciamo che sia finita in pareggio. Abbiamo beccato le nostre almeno 3 caramelle piccanti, schifose, quindi può andare bene così. Bene ragazzi, se questa challenge... Devo fare cadere l'agro. Bene ragazzi, se questa challenge vi è piaciuta, la hot pepper challenge, mi raccomando, spolliciate come vichinghi. L'hashtag di oggi è fragolina. Perché fragolina? Che ci ha distrutto la lingua. L'hashtag di oggi è fragolina, quindi scrivete qui sotto hashtag fragolina e io e Chris lasceremo un cuoricino a tutti coloro che scriveranno fragolina. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina se non volete perdere i prossimi video. Al prossimo Vito, ciao.